Bucaneve. Scusa, Bucaneve, se sono fatto così. Non ho giardini, né aiuole, né rose, ma un campo bianco. E lì tu, distinto, cerchi il sole. Mi gridi dentro senza far rumore. Nella mia fredda conchiglia di ghiaccio, un granello di sabbia è diventato perla. State ascoltando Petali nella burrasca. Il cantautore Roberto Frugone si racconta. Io sono Federico Luciani, autore, attore e regista teatrale. Ciao Roberto, oggi parliamo di Bucaneve. Ciao Federico e grazie a tutti, ben ritrovati. Sì, è una canzone che ha attraversato tutti questi anni, l'abbiamo spesso riproposta anche con il mio gruppo, che rispetto alla versione che ascolteremo in questo podcast, l'originale, no? È stata ampiamente rimaneggiata e trasformata in un brano dai toni fortemente molto, molto rock, che al mio gruppo piace molto eseguire dal vivo, però resta la sua sostanza di genuina, credo, e anche ingenua in certi tratti, canzone d'amore, che gioca su questa immagine, che parte da questa immagine del fiore, che è il primo fiore dopo l'inverno, no? Il risveglio, che al primo risveglio, prima ancora che arrivi la primavera, buca la neve, no? Questa immagine forte per raccontare un amore adolescenziale, sostanzialmente, che c'è dietro qualcosa, questa che canzone segna. Sì. E nello stesso tempo ci sono, e questa canzone è intrisa di un linguaggio che attinge molto anche alla Bibbia, a certe immagini, a certi personaggi. La cerva. Sì, non solo, ma poi la presenza, la coppa di Cristo, il calice versato del sangue di Cristo, e nello stesso tempo i Giuda senza dignità, che appunto mangiano e bevono questa coppa e poi la vendono al potere d'acquisto. Ci sono anche esperimenti linguistici, secondo me, dentro questa canzone, che è sostanzialmente appassionata canzone d'amore, no? La cerva dal Cantico dei Cantici, che è ormai conosciuto da tutti come un brano che parla dell'amore, esatto, più vero, della sua sensualità. E poi tu hai voluto riprendere. Se fai caso, ritorna questa triade di immagini delle botaniche, direi, cioè il giardino, aiuole, rose. E io dico di non avere nessuna di queste caratteristiche, non un giardino, né aiuole, né rose. Mi sei cresciuta qui, dove? In questo campo che sono io, no? Ecco, quindi ti sentivi un cuore di ghiaccio? No. No, il campo ghiacciato, che però appunto all'interno del quale poteva sbocciare, okay, tutto questo, ma più che altro un campo nel senso di la semplicità del, okay, campo di montagna, ecco. Questo volevo sostanzialmente esprimere. Questo segnare il campo di ghiaccio, quindi questo fiore che buca il ghiaccio, è un'immagine che tu hai riutilizzato in un'altra canzone d'amore, che è For Your Kiss. Tu parli di "mi hai trapassato come un ago", lo sapevi? Sì, adesso che me lo dici lo ricordo, ecco, insomma, fai sempre lo sapevi. Fai sempre questi viaggi introspettivi nei miei testi che mi lasciano sempre piacevolmente di stucco, sì. D'altronde sono immagini che non credo neanche di aver inventato io, ma semmai di aver interpretato al mio modo. Sì, però, ecco, cioè, nel senso, ritorna questo tuo... cioè l'amore, che è qualcosa che segna, che lascia, sì, il segno. Sì, sì, okay? Assolutamente, che ti trapassa, in qualche modo ti fa rinascere, eh? E anzi, mi viene da dire che qua è la prima canzone d'amore del tuo primo album, e tu hai ripescato la botanica in altri tuoi album, in altre tue canzoni d'amore, per esempio la ballata del Giglio. Certo. Oppure in "Perché esistono le mosche", tu paragoni la metà a un fiore. Sei una specie di enciclopedia delle mie canzoni. Io mi stupisco nel momento in cui ascolto queste cose, e piacevolmente, ripeto.
potrai sicuramente confermare e osservare, lo dico per chi ci ascolta, come in queste canzoni, nelle mie canzoni, molto spesso ci sono le metafore e le immagini del mondo della natura, cioè della natura, no? E molto spesso i fiori con le loro caratteristiche, i loro nomi, in qualche modo collegate e metafora di situazioni, caratteri umani, ecco. Bucaneve poi alla fine è tutto questo, no? Hai citato la ballata del Giglio, un altro fiore, i fiori si prestano tantissimo alle più varie interpretazioni e sono delle metafore naturali, te lo dice una persona che ha dato il nome di un fiore alla mia prima figlia, ecco, che si chiama Viola, e quindi, cioè, è assolutamente immediato per me questa, mi piacciono molto le piante, ecco, è quello che ci possono dire, trasmettere. E nel testo tu parli poi che la vita da Robinson Crusoe, ovviamente, solitario. Stiamo parlando solitario, non fa per te. Sì. Seppure Robinson Crusoe è rimasto su un'isola in mezzo alla natura. Certo, ma con una grande mancanza della civiltà e dei suoi simili, anche se poi tutta la vicenda con Venerdì la dice lunga su tutta una serie di altre cose dell'uomo occidentale. Però in questo senso Robinson era l'uomo che vive da solo, l'uomo isola, no? Sì. Ecco, e diciamo che di questa cosa continuo assolutamente a esserne certo, che la vita da Robinson, per quanto il mito di Robinson Crusoe sia stupendo, davvero non fa per me. Cioè, io sono... Ti riscopri... Viva la socialità, viva gli altri. Come l'animale sociale che è l'uomo, sì. Ma cioè, fa parte di tutti noi, ma e poi l'artista è colui che ricerca la relazione. È difficile che un artista... No, che non è vero che è difficile che un artista produca per sé, perché poi non è vero, perché... No, ci sono sicuramente tante dimensioni. Tante dimensioni, però la dimensione dell'artista così nell'immaginario collettivo è quella di qualcuno che vuole arrivare, certo, a qualcuno, a... E comunicare qualcosa. Ne parlavamo anche nelle canzoni precedenti. Per quel bisogno precedenti. Di riconoscimento. Quel bisogno di riconoscimento di cui parlavamo precedentemente. E allora, per quanto riguarda invece la musica, che questo lo ascolteremo, è un brano molto folk, e dici adesso si è trasformato in rock. Anche sì. questa evoluzione... Come l'hai vissuta dentro? Cioè, come sei arrivato a trasformarlo così radicalmente? Cioè, sono sonorità completamente diverse. Sì, diciamo che è interessante questa domanda, perché mi permette un po' di raccontare quello che è stato l'escursus di presa di coscienza, innanzitutto della mia voce, perché tutto viene da lì, dal fatto di apprezzare io sempre di più la mia vocalità. E questo è un passaggio fondamentale, secondo me, nella vita di qualunque artista che con la voce ci voglia lavorare, no? E attraverso di essa si voglia esprimere. Cioè, ti deve piacere la tua voce. E perché se no non e devi non anche ti... starci al passo, ci devi stare perché lì, ecco. Evolve anche la voce. Quindi io in questi anni in cui ho composto queste canzoni qua, stavo crescendo, sia punto di vista appunto dell'età e quindi del mio fisico, ma nello stesso tempo stavo crescendo come artista, come musicista, cresco tuttora, ma con una fisionomia che ovviamente si è consolidata nel corso degli anni, no? Perché dico questa cosa qua? Perché inizialmente le caratteristiche della mia voce, tendenzialmente all'inizio posizionata su dei toni più acuti, scoprendomi affascinato dall'utilizzo del falsetto, che per esempio in questa, sì, nell'esecuzione di questa canzone si sente usato come tecnica qua e là, come per fare delle fioriture sul canto che vanno proprio a caratterizzarlo, e diciamo che questa caratteristica mia della voce, insieme a uno spiccato, credo, senso melodico che la caratterizza, mi ha
aiutato a posizionarmi su un certo genere musicale. Io è fuori di dubbio che sia più senta la mia voce più indicata per cantare appunto quella che è considerata la canzone d'autore, la canzone che attraverso le sue sonorità indaga e racconta i sentimenti, quindi è una certa intimità della voce, e quindi la mia voce invece è meno indicata per cantare, che ne so, il blues o il rock, cioè. Anche se taluni arrangiamenti delle mie canzoni, quelli più pop rock, toccano questi generi, però cerco di farlo sempre mantenendo l'identità originaria della mia voce, del mio corpo voce che canta, perché è attraverso di esso che esprimo quello che è il mio messaggio artistico ed espressivo, no? Quindi ben posizionato su la mia voce è questa, cioè non è che non può cambiare, no? Anzi, assolutamente cambiata nel tempo, con gli anni e con l'avanzamento dell'età, il tono della mia voce si è abbassato e questo mi ha permesso, non perdendo per fortuna molti acuti, di posizionarmi su toni più bassi, quindi più caldi, più intimi, più semplici, meno tesi a una vocalità più... Che rispecchiano anche un po' la tua tendenza all'introspezione. Introspezione, esatto, sì, meno sparato sugli acuti e molto più posizionato sul tono basso, che diventa più narrativo, più introspettivo, no? Riflessivo. Quindi attraverso questo è cambiato... Che va a scavare. Esatto, è cambiato consecutivamente anche un po' il genere intorno. Che poi è quello che succede nella vita, cioè certo, più si va avanti con gli anni, più inizia a scavare e la voce diventa specchio di questo. Ho imparato progressivamente ad accettare tutte le inflessioni anche dialettali, no? Cioè, credo che... si capisca da lontano un miglio che la mia voce, che io vivo in provincia di Genova, certo. E qui sono, cioè, anche se poi nel canto questa cosa cambia notevolmente, perché durante il canto l'accento sparisce, perché l'accentuazione del canto viene governata dal ritmo della musica, quindi sparisce l'accento regionale, e quindi ben posizionato sulla voce, dicevo, ben conscio delle proprie capacità vocali, né senza appunto averne una percezione esagerata, nel senso di farne un vanto, ma semplicemente però apprezzando ciò che la mia voce è capace di scrivere, di raccontare di ciò che io scrivo, no? E nello stesso tempo giocando su determinate tecniche compositive che io ho sperimentato nel corso degli anni, in particolare in Bucaneve, si vede chiaramente la mia passione per gli ostinati, cioè ovvero la ripetizione di nella tecnica musicale, soprattutto per chitarra, si parla di riff, no? Un riff è una frase semplice, di solito molto ripetuta all'interno del pezzo, che facilita la memorizzazione da parte dell'ascoltatore del tema musicale, lo ricordi e quindi lo segui con maggiore, la distingui fra altre canzoni e la riesci a seguire meglio, no? Buona parte delle grandi canzoni della storia del rock, della storia della musica leggera, sono caratterizzate da riff memorabili. Ora, io non so se questo è un riff memorabile, però per me sì, ecco, quello che ho composto per buttare giù il brano Bucaneve. Quando dico ostinato, ripetizione di note, senti questo gioco sull'accordo di La minore. Senti? Ripetuto tante volte, certo. Poi si presta con l'attuale gruppo con cui lavoro ormai da più di 15 anni in maniera molto affiatata, questo genere di riff si presta molto a una sua versione rock, che è diventato recentemente. In attesa che prima o poi tu e la tua band registriate questa versione rock di Bucaneve... Come di tutte le altre dell'album Appunti di Viaggio, che è alla fine oggi costituisce una grande demo, no? Del mio
inizio, no, del mio debutto musicale, sarebbe davvero bello prima o poi poterlo registrare tutto in una nuova versione. Perché no? E in attesa di questo ci ascoltiamo la versione originale di Bucaneve. Grazie e un saluto a tutti. Chiamata così, non un giardino né uole né rose, sei cresciuta qui. Il vecchio cervo in cerca di allori fuggiva dalla terra dei cacciatori, si scuote il capo ora non comprende il profumo del fiore tra le sue fronde. Bucaneve, scusa, Bucaneve, se sono fatto così, non ho giardini né un campo bianco è lì. Tu distinto cerchi il sole, mi gridi dentro senza far rumore. Nella mia fredda conchiglia di ghiaccio un granello di sabbia è diventato perla. Bucaneve sono di Bucaneve che umiliano il ghiaccio e riportano il sole. E l'inverno offeso se ne va come tutti giù da senza dignità, che mangiano e bevono la coppa di Cristo e poi la vendono al potere d'acquisto. A Bucaneve no, tu no, come gli altri a terra ma in questo no, io mi ritrovo nelle tue parole e nelle sillabe di questa canzone, che son ribelle sì, ma per amore di un fuoco acceso dal mio signore. Nella mia fredda conchiglia di ghiaccio che piano piano si apre se tu mi dai coraggio. Quando mi scopro un servo come loro, non del potere ma del mio decoro, e allora scappo ma ho le spalle al muro. Io son sempre lo stesso, quello fuori dal coro, che canta solo e soltanto per sé, ma la vita da Robinson non fa per me. Bucaneve no, non starli a sentire, per una volta ascolta il canto del mio cuore. Non ho giardini, ti offro questo campo da troppo tempo vuoto, inutile incolto. Non ho rose coltivate, miei vuole verdi e profumate, alla fiducia di un mendicante che ha scommesso su di te, su di te. Bucaneve no, non starli a sentire, per una volta ascolta il canto del mio cuore. Non ho giardini, ti offro questo campo da troppo tempo vuoto, inutile incolto. Io no, io non ho rose coltivate.